Ciao ragazzi, eccomi con un nuovo video. Allora, oggi voglio fare un esperimento. Vediamo se mi riesce. Allora, ho costruito uno strumento per testare la tenuta dei nodi sugli ami. Mi è venuta in mente questa idea guardando altri video e ho detto, vai, perché non testiamo i nodi che faccio maggiormente sugli ami? Testiamoli e vediamo quanto reggano usando la solita lenza su tutti i tipi di ami. Ho fatto tre tipi di nodi per l'occhiello e due tipi di nodi per gli ami a paletta. Ora vi giro la camera e vi faccio vedere l'inquadratura dall'alto, così potete vedere bene tutto e vi spiego tutti i passaggi e così potrete vedere anche lo schermo dei chili di trazione che vengono applicati. Eccoci tornati. Allora, come vi avevo detto, oggi andremo a testare quattro tipi di nodi, eccoli qua, su 1, 2, 3 ami occhiello. E su due a paletta, questi sono i nodi che uso per la maggiore. Allora, come ami abbiamo usato per gli ami a paletta, abbiamo usato la serie 7, numero 7 della Tubertini. Come ami ad occhiello ho usato gli SSV OC numero 2, sempre Tubertini, e come lenza ho usato la Top Score, sempre Tubertini, la 018, che porta fino a 4,30 kg di carico di rottura. Poi 3,10 reali, cioè, vedete? 3,10. Vediamo quanto riesce a tenere. Vediamo quanto riesce a tenere il nodo con questa prova. Qui ho costruito con una stecca di legno, semplicissimo, ci ho messo sul righello. Questa è una bilancia, quelle normali da pesci. E qui c'è un pernio messo su una piastra d'acciaio gommato, dove io andrò ad avvolgere la lenza in modo tale da non fare nodi. E da quest'altra parte sul gancio verrà agganciato l'amo, poi il pernio verrà girato e metterà in trazione l'amo. Sempre di più fino a che non vedremo qui nello schermo la rottura, il carico di rottura massimo del nodo. Allora, iniziamo il primo esperimento. Questo gommino qui non è nulla, è un gommino appuntato sull'amo in modo tale che quando si spacca il nodo, l'amo non mi va, lo ritrovo subito per terra perché c'ho un canino, se no mettiamo un tiro. Ok, accendiamo. Questo, ripeto, è un amo a paletta, il nodo è un nail. Proviamo. Ha ceduto subito. Infatti ha ceduto proprio il nodo. Praticamente si è tagliato sulla palettina. Vedete? Non so se riuscite. Aspettate, se riesco. Ok. Praticamente la palettina ha inciso il filo e si è subito spaccato. Ora non ho visto lo schermo, dopo si guarderà a modo, ma mi sembra che non sia arrivato neanche oltre il chilo. Ora proviamo il solito nodo, però su un amo ad occhiello a fuoco. Agganciamo. Rimettiamo in tiro. E guardiamo a quanto arriva. Allora, ripeto, azzeriamo. È il solito nodo di prima, sempre in nail, però su amo ad occhiello.
retto molto di più. Detto molto di più. Anche qui abbiamo avuto la rottura, come potete vedere, proprio del nodino. Niente, non mi metto a fuoco, ecco, si dovrebbe vedere qualcosa. Ora proviamo con un clinch, anzi no, questo è un uni, questo è un uni, nodo uni, li mettiamo a fuoco, andiamo a provare. Anche qui ha ceduto proprio il nodo, sempre rovinato proprio sulla parte, sulla palettina. Vedete, la lenza l'ho trovata proprio rovinata qui, qui e di qua. E ora ultima prova, penultima prova, scusate, il clinch su naturalmente un ammocchiello. Mettiamo a fuoco. Ok. Ok, proviamo. Vediamo dove ha ceduto. Anche questo è il nodo. E ora andiamo a testare l'ultimo amo, un amo d'occhiello, un nodo Palomar. E questo, fra l'altro, è l'unico nodo che ho trovato su internet la tenuta in percentuale, vedete? 85%. Sicché in regola il carico di rottura massimo della lenza reale dovrebbe essere sui 3,1 kg, a quanto è scritto, quindi dovremmo essere 2,6 kg. Praticamente il nodo si dovrebbe rompere intorno ai 2,6 kg, se è fatto a modo e se è vero l'85%. Si va a vedere. Sì, vabbè, diciamo che si è rotto, sì, intorno a 2,5 kg, 2,6 kg. Ora, se era fatto perfetto il nodo, si doveva rompere a 2,6 kg più o meno, se l'85% di tenuta è un dato reale. Però ci siamo andati vicino, dai. Vuol dire che il nodo non era fatto poi così male. Bene, diciamo che l'esperimento è riuscito. Fatto in casa, poca spesa, tanta resa, però ha funzionato, tutto sommato ha dimostrato quello che doveva dimostrare. I chili che segna, naturalmente, sono da prendere con le pinze, che comunque si è fatto in casa, non è che sia siamo in un laboratorio, quindi comunque sì, però fa rendere l'idea di quelli che possono essere carichi di rottura su un nodo di un amo. Diciamo che dal video si è potuto vedere che gli ami, i nodi fatti sugli ami ad occhiello hanno retto di più, in generale rispetto a quelli fatti sugli ami a paletta, ma questo naturalmente perché comunque sia là il nodo fatto su un ami a paletta, e
proprio per come è fatta la paletta, la uniformità della paletta, quando va in trazione va a toccare sulle alettine della paletta e si va a e va a segnarsi e il nodo si rompe. Si crea una tenuta minore rispetto a un occhiello che invece non ha questo problema. Naturalmente queste misure sono misure teoriche fatte così, scientificamente, però in pesca hanno carichi di rottura molto maggiori perché comunque sì abbiamo la lenza sbobinata fuori che ammortizza, quindi comunque sia ci fa guadagni a chili. Abbiamo la canna che comunque si ammortizza, quindi ci fa guadagnare altri chili. Abbiamo la frizione del mulinello, quindi comunque sia un nodo che qui sul tavolo si è rotto a 2,5 kg, può tirare su tranquillamente un pesce di 4 lì, cioè tirare su un nodo di peso. Cioè portare sulla spiaggia un pesce di 4 o 5 kg, basta sapere gestirlo con la frizione, la canna e si porta sulla spiaggia tranquillamente. Quindi come carico di rottura massimo abbiamo visto è su 2,5 kg in generale. Sicché reputo l'esperimento riuscito, ripeto. E niente, ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, continuate a iscrivervi al canale. Se scrivete nei commenti se avete qualche dubbio o qualcosa da domandarmi. E attivate la campanellina così rimarrete sempre aggiornati sui prossimi video che metterò sul canale. Grazie a tutti, ragazzi. Un saluto, ciao.